Guarda, ne stavamo Vabbè, ma parlando. questo è culo, però, Questa. scusate. Beh, culo però anche bravura, signori, perché è tutta Sì. memoria questa. Dopotutto si chiama Memories. Facciamo così: la memoria su trovare le carte, ce la metto io, tu ci metti la memoria. Bentornati nei Panini Studios, siamo all'interno degli studios per giocare con un amico delle figurine Panini e lo vedete già di fianco a me, Riccardo Zampagna, benvenuto! Ciao, grazie mille Giacomo. Che non sa quello che succederà, perché dovete sapere che lui lavorando come operaio in Panini, perché ha trovato questa occupazione, perché ha visto il reel, sa già tutto, non è mai salito agli studios e non sa che cosa sta per succedere. Non vedo l'ora. Non vedi l'ora? Allora, come vedi qui davanti abbiamo messo delle carte nella tipica conformazione del memory, ma non sono carte, sono figurine, perché tu Che sei bello. stato sulle figurine. Com'è trovarsi sulle figurine? Spettacolo, il sogno della mia vita si è avverato. Giochiamo, io contro te, bisogna trovare le Vai, coppie. vai. Allora, gli ospiti partono, vai, inizia a cercare tu e vediamo se becchi Quindi la due ne devo coppia. prendere, Due, giusto? esattamente. Allora. Tra l'altro sarà bello vedere la tua reazione. Girala, girala. Ah. Ah, attenzione. Riponila qui che non è detto che tu trovi subito la coppia. Vai con la seconda. Non hai trovato la Ah. coppia, tu a Sassuolo. Allora, tocca a me. Tocca ricordarsele adesso Tocca le... ricordarsele. Oh, Questo è fortunello, no? attenzione! Parte sempre così, Giacomo in vantaggio sulle prime e poi dopo niente da fare. Allora, la prima coppia, 1-0, l'ho trovata io. E partiamo dalla fine della tua carriera, nel senso che queste sono le tue figurine al Sassuolo. E, innanzitutto ti chiedo com'è stata l'esperienza e ti chiedo se, intanto tu sei arrivato che il Sassuolo era in B, però poi di lì a poco sarebbe arrivata là e la squadra sarebbe diventata quella che è oggi, no? La squadra di Squinzi, del Mapei Stadium, eccetera, eccetera. E, si vedevano già le potenzialità in quel Sassuolo, il progetto c'era già? C'era il progetto, sì, no, altrimenti non avrebbero preso Zampagna, no? Certo, giusto. C'era da migliorare un bel po' sul livello dell'organizzazione, perché comunque era acerba come società, però comunque alla fine ci sono riusciti, sono riusciti. La mia esperienza è stata positiva, ho conosciuto delle persone eccezionali con cui ancora... Ci sono amico, insomma. Vabbè, Fra cui? c'è il team manager Remo Morini, un uomo con dei valori umani eccezionali, è speciale, io lo chiamerei speciale, ma anche la gente del paese stesso, per dire, non dire le solite storie dei calciatori o quant'altro, c'è il tabaccaio Alberto, Lo prima. salutiamo, il tabaccaio di Per Sassuolo, dirti, Alberto. c'è andata un'amicizia incredibile. In Montana di Rossella, Alberto e Maurizio, il ristorante di Schumacher, ragazzi, a E Maranello. certo, sì. Io E passavo tutte le sere lì con loro a poi giocare a carte, quindi. sei a Modena, conosciamo anche noi un po', insomma, quel tessuto, il Beh, tessuto della provincia modenese. Sì, esatto. starei qui a raccontare per ore Sassuolo. Che è una caratteristica che ti ha accompagnato nella tua carriera. Raramente ti sei trovato male con la città e la tifoseria in cui ti sei trovato, sbaglio. Mai, mai, Mai. mai avuto problemi, anzi, ho amici in tutta Italia, quindi È un valore questo, è un voglio dire. grandissimo valore, una grandissima fortuna, perché stavo raccontando anche ai ragazzi prima, mentre mangiavamo due tigelle, che praticamente 15 anni di carriera calcistica che ho fatto girare dalla Sicilia alla Lombardia, lungo e per largo l'Italia, dovresti leggere almeno 1.000 libri per acculturarti. E in questo modo, cioè conoscendo le persone, il modo di parlare, il modo di pensare, il modo di mangiare, Conoscendo i luoghi, conoscendo i luoghi, una bellissima conoscendo, capito? Italia. Sì, Quindi certo. credo che sotto questo punto di vista il calciatore che è fortunato. Senti, ci tocca iniziare dalla fine. Come è maturata l'idea di smettere e soprattutto cos'è successo dopo? Non ho proprio smesso, perché da qua mi ha chiamato Gigi Buffon insieme a Cristiano Lucarelli, che avevano appena comprato la Carrarese, Sì. e mi chiesero di andare a dare una mano da calciatore, e poi magari avrei avuto un futuro lì come dirigente. Però io non dico che avevo staccato con la testa, però ci sono stati un paio di episodi lì a Carrara che mi hanno dato un po' fastidio, e dopo 2 mesi sono andato a casa.
Il Sassuolo che mi ha mandato via, io non sarei mai andato via da Sassuolo. Saresti rimasto volentieri? Assolutamente quindi. Sì. Ho capito, quindi insomma è stata anche un po' una decisione per forzata. Per vecchiaia. Ma ne parleremo dopo anche dell'età, perché nella tua storia è importante. 1-0 tocca a me, quindi. Posso andare avanti? Forza. Vediamo se riesco di nuovo. Questa è una figurina importantissima, Questa è una figurina veramente importante. Anche questa, ma non ho trovato la coppia, quindi non possiamo parlarne. 1-0 tocca a te. Intanto quanti ricordi stanno scorrendo sulla tua testa? Già abbiamo fatto vedere un paio di cose. Ormai le abbiamo toccate praticamente tutte. Dovresti, Questo è fortunello, te le so scoprire tutte io. Però. Sì, ma te l'ho detto, io solitamente in studio faccio i primi punti e poi sbaglio la strategia, ad un certo punto perdo. Quindi guardo un po', uno e due. Bortolo Mutti, tuo allenatore. Tra l'altro è stato quell'allenatore che, se non sbaglio, ti ha cambiato di ruolo, perché tu eri esterno, lui ti ha fatto diventare punta centrale, o sbaglio? È stato lui che ha fatto questo, che ha avuto questa intuizione? No, però mi ha dato tanto sotto quel punto di vista, perché comunque Bortolo Mutti è attaccante, nasce da calciatore, era attaccante, quindi è colui che mi fa fare l'esordio in Serie B con il Cosenza e è colui che mi fa fare l'esordio in Serie A con il Messina. E quindi Bortolo per me è un ricordo. Cosa ti ha lasciato? Bellissimo. Ma tanto sotto. Si possono dire tante cose. C'è un aneddoto. Sì, volentieri. Che poi si indossiamo qui veramente 3 settimane. Ma noi tanto abbiamo tempo, voglio dire. Raccontaci tutto quello che vuoi. No, è che io ho sempre cercato un po' il contatto, come te lo posso dire, i valori umani delle persone, no? dei compagni di squadra, degli allenatori. Beh, il contatto umano. Il contatto umano, chiamiamolo così, sì. E con lui non c'era. Ok. C'è stato un respingimento reciproco all'inizio. Un giorno l'ho chiesto al preparatore atletico, posso dire un po' al mister se andiamo a cena fuori la sera insieme? A me piaceva. Dai, che bello. Cavolo, ho fatto il Serie B insieme a lui, stavo a Messina in Serie A, eravamo quarti in classifica, cioè non è che, no, c'era anche il momento, no, per festeggiare, per rilassarsi. E un lui po'. Rispose, guarda, Riccardo vorrebbe, dice no, perché l'errore già l'ho fatto in passato, di diventare troppo amico dei calciatori, e l'ho presa in quel posto. E comunque, ancora per più rispetto per Riccardo, non lo faccio. E non c'è mai stata, quindi, quella cena? Ci sentiamo spesso. E finché sei stato suo calciatore, c'è stato questo distacco, sempre. Lui ha mantenuto questa professionalità. Sempre. Però poi successivamente avete recuperato. Ci sentiamo spesso, però non siamo mai stati a cena insieme. Adesso lui vive a Bergamo. Probabilmente glielo chiederò se sto giro vuole stare vicino a me, con me. Lo invitiamo, Mutti, è il momento di prendersi una cena per dirsi quello che non si è detto allora. Beh, comunque ce ne dicevamo di tutto. Comunque insomma, c'era un rapporto abbastanza sincero, immagino. Sì, assolutamente. Altri allenatori che hai avuto nella tua carriera, ti va di ricordarne alcuni? Beh, o se ti dico di sceglierne uno, quale sceglieresti? Ma Colantuono tutta la vita. Perché? Come mai? Che cosa ti ha lasciato? Perché lui mi ha dato quei valori umani in più rispetto a tutti gli altri. Comunque... sempre chiamato zio. Il tuo percorso calcistico, hai già parlato di tante persone che ti hanno lasciato valori umani, hai parlato di un'Italia che girandola appunto ti ha insegnato tanto. È stato, da quello che stai raccontando tu, da queste prime battute, un modo per far crescere te stesso. È la vita. Però guarda che non è una narrazione che ci fanno tutti, è abbastanza marcata questa caratteristica dell'intervista che stiamo facendo. Probabilmente sono cresciuto in questo modo, con questi pensieri, la mia famiglia mi ha inculcato questi valori. Ci hai tirato fuori un aneddoto con Mutti, con Colantuono, c'è un aneddoto da raccontare? Beh, una volta è venuto a prendere a casa perché io avevo risposto male, però l'ha fatto solo con me perché ci teneva. Per chiarire o per un moto di rabbia? No, per chiarire. Però mi ha trovato con la più grande, che ho due figlie, la più grande, in braccio, quindi lui si è un pochino tranquillizzato, ma non per farle andare allo scontro, per farmi capire determinate cose. E quello, secondo me, non c'è prezzo. Perché poi alla fine è vero, è chiaramente un lavoro, ma tutti, no, sono animati dalla passione per il calcio e per fare bene, no, quello che si porta in campo. Passa al secondo piano, il calcio lo fai per passione, amore. Poi magari qualcuno lo fa anche per lavoro. Mica.
Anche io gioco a Memories per lavoro e devo farlo bene e con passione. E siamo sul 2-0, carissimo Riccardo. Vediamo se riesco a replicare. Perché questa qua? Non l'abbiamo ancora vista questa? No. L'avevo già girata questa, vedi? Un cretino. No, non l'avevi girata questa. Secondo me l'avevo già girata. Posso? Prova. Ah, attenzione. Questa vale doppia? Non vale doppia. È come la rovesciata, È una rovesciata, infatti devo farti alcune domande proprio su questo gesto perché ti ha caratterizzato. Ah, e invece no. Niente, ne faccio beccarne una. Vediamo se riesco io. Ah, sto giro vigi, dai. No. Non mi ricordo quella carta. Dai, l'ho appena girata. Sarà questa? Ma no, ma che so tonto. Siena, porca miseria. Però adesso andando un po' a esclusione forse la trovi. No, no, niente, zero. Guarda, io mi ricordo questa qui. Questa qui, guarda. Riccardo Zampagna a Messina. Se tu guardi a quella stagione calcistica, che cosa ti ricordi? Qual è la tua, il tuo primo ricordo? Beh, allora io avevo fatto quasi 3 anni. La prima stagione in Serie B. Se non sbaglio, sei tornato un attimo alla Ternana e poi sei ritornato a Messina, dico bene. In Serie A. Sì, vabbè, la Serie B è stata una scelta quasi forzata da parte sia del direttore sportivo prendermi a me a Mauri l'ultimo giorno di mercato perché non volevano andare nessuno a Messina. E ci siamo trovati, dice, abbiamo preso a voi due, meglio non c'era, quindi i tifosi già avvelenati. E invece dopo poi 19 gol, ci siamo salvati in largo anticipo, è stata un'esperienza bellissima su un campo particolare che è chiamato Celeste, dove ti trovi 20.000 persone proprio qua. È il calcio che piace a me poi, tra l'altro. E dopo vabbè, la Serie A, 7° posto, 12 gol in Serie A come primo anno, gol alla Juve, gol alla Roma, gol un po' al Milan, a San Siro, vinci 2-1. Ma infatti volevo, io solito, questa è, no, è la tua prima la tua prima stagione in A, il tuo debutto in A, e di solito quando tiro fuori la figurina del debutto in A faccio questa domanda: com'è stato l'impatto con la massima serie? Poi però vai a guardare la tua storia, hai fatto gol alla Roma, gol a Dida al Milan, gol alla Juventus a Buffon, sembrava che... in stecca. Oh, i dati parlano per te, in realtà l'impatto con la Serie A non c'è stato, addirittura forse è stato qualcosa che ti ha spinto a fare di più A e a fare meglio. Ma guarda, io sinceramente neanche l'avrei voluto fare la Serie A, perché stavo andando bene a Terni nella mia città, però poi sono successe un po' di cose strane e comunque Franz e Muti hanno creduto in me, ci credevano in me, che io avrei voluto fare la Serie A. E... l'impatto è Messina-Roma, poi la prima partita, ti trovi 60.000 persone allo stadio, vinci 4-3, fai il gol del 4-3, ma non solo fai il gol del 4-3, ma fai una grandissima partita perché metto lo zampino su tutti gli altri 3 gol che abbiamo fatto. Poi fai quel gol lì, io non so, penso che tutta Italia l'ha visto quel gol perché è famosissimo. Chi non l'ha visto, guarda. Ce lo racconti, l'emozione, visto da dire, perché è anche bello questo, sentire e riraccontare, no, i gol che magari conosciamo tutti quanti, da chi li ha vissuti in prima persona. Guarda, io credo che l'ho ripetuto 1000 volte e continuerò a ripeterlo. In quel momento lì, l'unica cosa che devi fare è non fare il pallonetto. E io ho fatto il pallonetto. Cosa. Quindi cos'è? È andata bene o sapevi che il pallonetto poteva essere una soluzione inaspettata per chi ti trovavi di fronte? Volevo fare qualcosa di gradante. Volevi fare volevo far gradante. Vedere che ero bravo. Quanto serve montarsi la testa per fare un gol così? Un attimo. Io ancora non ci credo che... tra un po' faccio 50 anni. Perché lì è o la va o la spacca, nel senso che va o va molto bene, no, o va veramente, Mario, molto male. Non uscivo dallo stadio se facevo quel gol, perché lì c'è davanti al portiere, tra l'altro c'è un portiere alto, 1,90 m, che è Pelizzoli, quindi devi tirare, il campo fangoso che aveva avuto di brutto, tirare basso e forte, te lo dice l'ABC del calcio, non mai alzarla. Però magari a volte la bici del calcio è più prevedibile invece di un colpo di quel tipo. Anche perché c'è gente che va allo stadio e paga lo biglietto, la gente che va allo stadio e sta in televisione e paga la televisione, bisogna che questi soldi che spendono, certo, gli fai vedere un po' di qualità, no? E,
Quindi conta lo spettacolo nel tuo calcio, contava lo spettacolo nel tuo calcio. Te lo chiedo, poi ne parleremo dopo dei tuoi gol. Te lo chiedo perché alcuni gol sono stati veramente spettacolari, uno in particolare ti ha anche premiato, ma ribadisco, ne parleremo. Il calcio è spettacolo. Quando non c'è lo spettacolo nel calcio, non è più calcio. E a volte succede che non è spettacolare, uno cambia canale, perché io te non vado allo stadio. Si insegna nelle scuole calcio, o si dovrebbe insegnare nelle scuole calcio, questo aspetto del calcio, l'idea di cercare qualcosa di più, o fa parte dello sport andare oltre i propri limiti e quindi rendere un'impresa le proprie gesta in campo? E per me una percentuale di spettacolarità nel gesto va insegnato. Poi dopo c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Però se qualcuno ce l'ha dentro che può insegnarlo, perché no? Anche Messina, una città che appunto ti ha dato molto, l'abbiamo detto prima, com'è stato il rapporto con i tifosi, con la città? Fantastico, tuttora lo è. Gente meravigliosa, gente che vive per il calcio. Adesso un pochino di meno, ma anche se comunque la passione non scema mai a Messina. Valori anche lì. Valori che ti ospitalità magnifica. Tocca a me. 3-0, ho trovato un'altra coppia e quindi io... guarda, ne stavamo parlando. Questo è culo però, scusate. Culo però anche bravura, signori, sì. Perché è tutta memoria questa, dopo tutto si chiama Memories. Facciamo così, la memoria su trovare le carte, ce la metto io, tu ci metti la memoria per raccontarci la tua storia, perché ormai puoi ancora pareggiare, puoi ancora pareggiare e ti darò la possibilità più tardi, perché abbiamo scelto il simbolo di calciatori Panini, ovvero la rovesciata della collezione calciatori. Perché tu hai fatto tante rovesciate nella tua carriera, se non sbaglio anche il libro che racconta la tua storia richiama appunto questo gesto atletico. Il calcio alla rovescia. Il calcio alla rovescia, esatto, lo consigliamo tutti quanti. Dove l'hai imparato? Quand'è che hai reso tuo questo gesto? C'è stato un momento che hai detto questa cosa la devi imparare a fare? Oppure no, è istinto e l'hai fatta la prima volta, ti è venuta e poi ti è venuta sempre? L'ho spesso raccontato più volte, c'è anche una trasmissione che lo... Ma io lo so e voglio che lo racconti anche a me. Credo che sia una delle trasmissioni più belle che parlano di calcio dopo questa. Beh certo, ovviamente. L'ho vista fare, è un gesto tecnico che ho visto fare a mio padre, che purtroppo non c'è più, che lui non ha mai giocato a calcio, non ha avuto mai la possibilità di poterlo fare, perché comunque ha iniziato a lavorare che aveva 11-12 anni all'epoca, c'era bisogno di portare la pagnotta a casa. E c'era una partita sotto casa, come si dice... normalmente una partitella sotto casa tra genitori e figli. Quindi un dettaglio aveva navigato di brutto, ecco perché ha fatto la rovesciata mio padre, secondo me non avrebbe fatta su sto fallo laterale di un altro papà. Lui fece la rovesciata tipo fuga dalla vittoria di Pelé, non so se hai visto il film. Ed è lì, come classica, ed è lì che hai pensato mio papà è un supereroe. Sì ho detto questa la inizio a farla anch'io in qualche modo. E quindi l'hai allenata dopo? È diventato un obiettivo? Sì, l'ho allenata tantissimo. Io più di una volta a fine allenamento, quando potevo, mi tenevo due compagni di squadra, una a destra e una a sinistra, per farmi fare i cross e fare le rovesciate. Il problema è che adesso io ho 3 ernie. E questo è un dettaglio che non è da poco. No, della schiena ne hai risentito. Però che spettacolo. Sì. La senti, più bella? Io voglio sapere la più bella, ma voglio anche prima chiederti, visto che mi hai parlato dei tuoi compagni di squadra che ti facevano i cross, chi era il più bravo? Doni. Doni? Perché? Raccontaci. Cristiano, praticamente, per dirti, gli episodi durante gli allenamenti, noi non potevamo mai, cioè sulle partitelle degli allenamenti non potevamo giocare insieme, perché quella squadra lì avrebbe sempre vinto. Quindi dovevo giocare uno da una parte e uno dall'altra. C'era intesa? Troppa intesa. E si vedeva anche durante le partite in Serie A a Bergamo con la Dea. E tra l'altro io facevo il centravanti e lui giocava un pochino dietro. A volte ci scambiavamo, io giocavo dietro a lui. Infatti fece anche parecchi gol di testa lui, perché magari il difensore
io attiravo più difensore, quello più importante per marcare a me, e quindi lo portavo via, lui faceva gol di destra. Magari a volte facevo l'assist io, però ne ha fatti più lui. Ne ha fatti più lui. Diciamolo, se no dopo chi lo sente. Senti, dai, arriviamo veramente a quel gol. Mi sono andato a guardare la data. 2007, Oscar del calcio come miglior gol dell'anno. È il gol più bello che hai fatto nella tua carriera? Lo riconosci anche tu o il premio è arrivato e ne hai uno che avresti premiato in modo diverso? Vabbè, i gol per me sono tutti belli, quelli che ho fatto. Poi vabbè, il gesto tecnico va capito. E va anche capito che cosa vuol dire bello, perché poi si può differenziare il bello parlando del gesto tecnico. Quello è un gol praticamente molto bello, per non solo per il gesto tecnico, ma per l'intelligenza calcistica, per come ti metti con il corpo, e perché già tu sai dove sta il portiere e come si mette il difensore, quindi gli fai sto gestino qui. Mi ricordo che Frey, ancora la palla era entrata, stava cercando la palla, quello Freire, il portiere, no? Beh, certo, sì, sì, anche perché pensavo il gesto non è eclatante, perché non l'ha visto. Un pallonetto all'indietro, come lo descriveresti tu? Un pallonetto all'indietro? Un pallonetto all'indietro. Un pallonetto all'indietro, con sì, questo gesto qui con il piede, no? E quindi avevi disorientato di fatto anche poi appunto il portiere che non aveva visto. Lì sono preci, sono rimasti disorientati. La cosa bella è che quando mi premia Totti c'era Kaká e Ronaldo. E Ronaldo disse, quello vero, Non quell'altro. Disse che lui praticamente non avrebbe mai provato a fare un gesto del genere perché era poco flessibile. Ce l'ho la citazione. Io non potrei mai fare un gol così perché sono poco flessibile. E Kaká disse, forse andrò a scuola da Riccardo. Totti va bene, anche ci ha provato, però. Anche lui. È stata una bella soddisfazione, forse... perché tre campioni di un certo livello che ti fanno i complimenti. Dovevi aprire una scuola di rovesciate, allora forse sarebbe stata una grande carriera anche quella. È un talento, comunque ci nasci, poi dopo vabbè. Beh, però le ernie ci raccontano che comunque esistono le rovesciate fatte. Bello, molto bello. Allora io ti voglio dare la possibilità di pareggiare, quindi ho preso una coppia, ma voglio darti la possibilità di trovare la tua prima. Forza, tocca a te. Non ci riuscirò mai. Vai. Questo qui che... Perché poi io ti distraggo, ti faccio delle domande, quindi tu ti dimentichi poi tutto quanto. Mannaggia li pescetti. Forse questa è l'unica che non abbiamo girato. L'hai presa? No, non l'ho vista. Ma come diavolo è possibile? Eccola! Che succede ogni volta? Ma io devo richiamare il VAR, ma scusate. Ho trovato la coppia. Ogni riferimento a Simone Tiribocchi è puramente casuale o immaginario. Hai barato esattamente come Tiribocchi. No, anche lui, no. Ci stanno le riprese. C'è il VAR, appunto. C'è il VAR. Guarda, però posso dire, sono contento che questa comunque l'abbia trovata tu, perché questo si può dire che è stato veramente l'apice della tua esperienza personale, forse non l'apice della carriera calcistica, ma tu hai giocato nella squadra che ti favi. Tra l'altro al tuo esordio fai una doppietta, se non sbaglio, e vai a festeggiare sotto la curva e tu dici di aver riconosciuto nitidamente persone che conoscevi guardando la curva, fra cui tuo cugino. C'è la foto proprio nel mio libro, c'è la foto che io vado a esultare in curva e c'è mio cugino che piange. E tu te lo ricordi quel momento? Oh, assolutamente. Quindi non è vero che si perde... Poi conoscevo un po' tutti perché io sono nato in curva, quindi... è particolare, io mi auguro che tanti altri calciatori possano vivere questi momenti, perché è veramente un momento unico, perché è il sogno di ogni bambino, è il sogno di ogni tifoso passare all'altra parte, e io ci sono riuscito. Ci sei rimasto poco in realtà, nel senso che, ma lo dicevi prima, quando poi ti sei spostato a Messina c'è stata un po' una resistenza. È arrivato troppo presto quell'obiettivo, cioè poi la tua carriera insomma ha visto tante altre squadre, ha visto tanti altri successi, poteva arrivare un po' più in là o era il momento giusto? Sei pentito di essertene andato? Sarebbe stato bello rimanere di più? Ma l'importante è intanto che è arrivato il momento, perché... per un ternano giocare nella Ternana è il massimo, quindi lasciamolo stare, quando è arrivato è arrivato. Per me, io l'ho vissuto, quindi
Sono veramente contento, ho un ricordo fantastico, ho indossato la maglia rosso-verde, che sono dei colori bellissimi tra l'altro. Sono pentito, io volevo rimanere, né che... Poi dopo ognuno ha il suo destino, è andata così. Importante che hai lasciato qualcosa di buono. 21 gol, record attuale di un calciatore in un anno della Ternana, fatto da Ternano, della tua terra, della tua città, credo che sia probabilmente il massimo. Senti, ci racconti di Terni, ci racconti di come si vive, qual è l'affezione con la città, perché poi insomma, essendo nato lì, avrai tanti aneddoti sulla città. Sì, no, Terni è una città di operai. Tra cui tuo papà. Tra l'altro come mio padre, come tanti, tanti altri, e si è basata, è nata sempre sulle spalle dell'acciaieria. Ultimamente l'acciaieria non sta andando benissimo, ci sono stati problemi, ma credo come un pochino in tutta Italia. Quindi è una città che, non dico che sta morendo, ma ha grandissime difficoltà. Ma non credo che sia solo Terni, forse è un po' più il discorso un pochino più ampio. Un po' più ampio. Noi in Italia ci vendiamo un pochino tutto, quindi insomma, e credo che sarà ancora peggio, andremo ancora peggio. Quando eri ragazzo vedevi per te quell'esperienza professionale, quella di andare a lavorare come tuo papà in acciaieria? Sì, anche perché lui voleva questo. Poi però ho iniziato a fare un altro tipo di lavoro, così che facevo fatica a staccarmene perché mi piaceva tantissimo. Che lavoro era? Era il tappezziere, montavo tende da sole, lo chiamano tappezziere, ma poi non è che tappezzi mobili, ecco, cioè sono tende da sole, teloni di camion. Era un pochino più impegnativo. Come mai ti piaceva così tanto? Un lavoro che sembra molto semplice in realtà, no? Semplice, insomma, è meccanico, lo devi creare il prodotto, poi devi andarlo a montarlo. A me piaceva più crearlo, in laboratorio. Cappottine, non so se avete mai visto. Sì, sì. Quelle sono ancora più difficili. Immagino quelle tende, no, automatico, sì. Comunque che si aprono, sì. Si chiudono. Però certo. Sì, sì. Poi dopo dovevo mollare perché mi hanno chiamato a giocare a calcio. E però a quel punto il cuore si era diviso anche in quest'altra professione. Che cos'è stato quello che poi ti ha fatto dire ok, faccio il calciatore? È mio padre. Che prima ti ha detto vieni a lavorare in acciaieria e poi ha detto credici? Ci credeva, sì, ci credeva lui e mio madre ci hanno sempre creduto. Fin da piccolo erano veramente malati, grazie a loro. Però non ti sei mai sentito pressato da questo? Se... Un pochino, qualcosa sì. Un pochino sì, perché c'era solo calcio nella mia vita. Però li ringrazio oggi. Assolutamente. E... Poi tra l'altro c'è stato un episodio che io stavo lavorando e viene questa squadra interregionale che mi offriva la metà dei soldi di quelli che prendevo al lavoro, però per fare l'interregionale dovevi allenarti tutti i giorni, no? E praticamente il pomeriggio non potevi lavorare, anche il lavoro veniva dimezzato lo stipendio. Dove era la Ponte Vecchio? Ponte Vecchio. A un'ora di macchina per farci. E... Quindi bisognava andare avanti e indietro, bisognava comunque. E ci rimettevo anche i soldi. Sì. Però mio padre mi ha detto: no, provaci un anno, poi magari torni al lavoro. E continuavi a lavorare in quelle. Certo, la mattina lavoravo e il pomeriggio mi andavo a allenare. Tende e palloni, quindi. Mi ricordo bene, ce l'ho tutte qui. Assieme alle ernie. Insieme alle ernie. Le rovesciate e quelle ore di macchina. Comunque, se non fai sacrifici nella vita. Ecco, questo è interessante. Ad un ragazzo che oggi vuole fare il calciatore, che consiglio vuoi dargli? Spirito di sacrificio. Spirito del sacrificio, mai mollare. Nei momenti più brutti è quando che devi dare di più. Nei momenti più belli mai sentirsi chissà che cosa, anzi tornare a fare un bagno d'umiltà. È l'ABC della vita. Bagno d'umiltà che stai facendo anche perché stai perdendo 4-1 e quindi ti consiglio di andare avanti per tentare di riuscire a pareggiare. Hai girato l'Atalanta, qui sai cosa c'è lì? No! No! Ma stava qui l'Atalanta? Eccola! 2-2.
Io anch'io potevo averci. No, vabbè, è inutile che io fate così, dire, ragazzi. Io non ti, nessuno dice niente contro di loro. Tutti sono contenti quando io. Vabbè, una volta potevo vincere e sto comunque rischiando di perdere. Atalanta, wow, che squadra. Allora, innanzitutto c'è da dire, quando tu arrivi all'Atalanta decidi di fare un salto indietro, perché tu arrivi all'Atalanta, che l'Atalanta è in Serie B, poi arriverà subito la promozione in Serie A, ma tu stavi al Messina, che appunto ti aveva fatto giocare la massima serie. Come mai questa scelta? Come mai sei tornato indietro? Ma tu mi dirai, perché non vai al Fulham, non vai al Monaco, non vai al Paris Saint Germain e vai a Bergamo. Questo mi dirai che è diverso. È un'ottima domanda, no? Ha rifiutato delle squadre importantissime. Eri all'apice, perché comunque, per me la squadra più importante. Sì, sì, assolutamente. Certo. No, mi ricordo ancora la chiamata di Oscar Damiani, che Guidolin, la sua prima scelta ero io al Monaco, per non dire il contratto, perché per me il Real Madrid era l'Atalanta, perché da piccolino già tifavo Atalanta, c'era il gemellaggio con la Ternana, ogni festa si faceva a Terni venivano i bergamaschi, si era creata questa amicizia. E io Atalanta. Quindi ti favi Ternana, andavi ti sei formato, dicevi tu prima, come tifoso alla Ternana, ma poi ti sei innamorato grazie a questo gemellaggio dell'Atalanta, sì. Mi sembra di aver capito. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi un secondo sogno che si avvera. Sì, si può dire che il te calciatore ha seguito il sogno di te tifoso? Sì, bravissimo, sì. Sotto questo punto di vista sono stato veramente fortunato. Vabbè, secondo sogno si avvera, perché ho deciso io andare a Bergamo. E certo. Vabbè, insomma, credo che poi, insomma, se veramente questa passione c'era, sia stato anche per un tuo volere, ma, sì. anche per un tuo merito, nel senso che se c'è stata, se si è creata la possibilità, è stato anche per quello che avevi fatto assolutamente negli anni precedenti, no? Tanta ricordi fantastici, fuori dal normale, amicizie che ancora tuttora sono presenti, vere. Bergamo è la mia seconda città, che dire di più, torno spesso. Stavo guardando perché io ho l'elenco dei tuoi gol in rovesciata, perché saremmo potuti andare avanti tantissimo. Ne hai fatto un altro di gol in rovesciata nel derby Atalanta-Brescia. Ce lo descrivi, ce lo racconti. Ah, vabbè, ragazzi, veramente. Cioè, io penso, credo che sia il sogno di tutti i bergamaschi, vince il derby con a rovesciare quel modo. Io a distanza di anni, quando arrivo, tutti quanti vogliono che racconto ancora questo gol. Penso top dei top. Com'è stata la reazione dei tifosi, la reazione della città? È venuto giù lo stadio proprio, cioè di là che... se ti dico, a distanza di anni ancora si ricordano, e anche i bambini, cioè gli hanno inculcato il gol della rovesciata di Zampagna, che ancora non erano nati, ancora non esisteva. Ma sì, se tu ci fossi Bergamo, quando Zampagna fece gol. Mi trovo, che ne so, ogni tanto attorno a Bergamo, il bambino, guarda papà, mi ha fatto vedere questo, c'è il video, capito? E se, pensa a te quelle settimane seguenti, quello che può essere stato, cioè... Ho i brividi, ti dico che poi tra l'altro anche secondo me quello è la vera bicicletta, perché questa è una mezza rovesciata e quella fu la vera bicicletta, perché tipo quella che fece mio padre quel giorno, simile, molto simile, è spaventoso, perché poi una rovesciata dal limite dell'aria, tra l'altro, quindi la devi angolare, devi dare la forza giusta, cioè, pazzesca. Senti, ti tolgo un po' i brividi, nel senso che poi quell'esperienza all'Atalanta non è finita benissimo per un litigio con Del Neri. Ci sono dei rimpianti o c'è qualcosa che non è stato detto rispetto a quell'addio? Bah, ripeto quello che ho detto prima, ognuno ha il proprio destino, quindi rimpianto sì che potevo rimanere tranquillamente, perché ero più amato io, sono più amato io che Del Neri sicuramente a Bergamo, quello è poco ma assoluto. Però ho dovuto fare una scelta per il suo bene, perché non potevo rimanere lì a mettere i bastoni e fare le ruote, perché a me l'indice c'era stato, e che lui non ha capito il momento particolare che stavo vivendo, quindi... Che momento stavi vivendo? Stava morendo mio padre, okay. Però c'è chi lo capisce, che ha un po' di intelligenza, e chi non lo capisce, allora uno si adegua. Lui non l'ha capito, probabilmente ancora lo deve capire,
affari suoi. Diciamo che in quel caso è mancato quel contatto umano che hai sempre cercato nel mondo del tuo calcio. Un bel po' ne è mancato, parecchio. Io mi sarei comportato diversamente, comunque è andata. C'è un po' di rabbia, io ho ascoltato chiaramente un po' di interviste che ha rilasciato, ad oggi c'è un po' di rabbia nei confronti del mondo del calcio residuo, quasi come una patina che passando, no, per il mondo del calcio ti sei tenuto addosso, oppure ti è scivolato tutto? Ma una domanda particolare questa. Lo so. A momenti, perché comunque hai fatto sempre una vita particolare, ti devi adeguare, se tu eri già pronto a diventare una persona normale, non ti cambia niente, se non eri pronto allora sì, io ero pronto perché comunque non mi è cambiato niente, io come ero quando lavoravo ero come quando giocavo. Sei riuscito a essere sempre quello, le gioie sono state più belle dei dolori. Assolutamente sì, bravo. Vai! Ok, allora, stiamo 4 pari. Ho capito, ma l'hai persa! Scusami, le hai girate tutte e due, hai sbagliato la coppia, ma l'hai scelta palesemente. 4-3, poi dopo devo girare anche questa, quindi vabbè, siamo ragazzi, 4 pari. È andato, ormai è andato in vacca anche questa. Sono tutte vittorie morali. Guardate, va bene. Ma sto giro non è perso, dai. Vabbè, ho pareggiato, va bene, ho capito. Se questo pareggio è una vittoria, me lo farò andare bene così. Dai, giriamole tutte, nel senso che, guarda un po', siamo partiti dalla fine, no? Con le figurine del Sassuolo, e invece qui c'è un po' l'inizio della tua carriera. Innanzitutto questa è la prima figurina che abbiamo di te, sai? Prima non ce ne sono, parlo proprio cronologicamente parlando, può essere? Sicuro? Secondo me sì. Brescello? Noi abbiamo cercato un po' negli archivi, no? È la prima? È la Brescello prima. Non c'è? Catania neanche? Non c'è neanche Catania. Ma dai, strana sta cosa. Perché sai, il percorso comunque nelle squadre minori, non sempre insomma si arriva sulle figurine. Immagino, mi ricordavo diversamente, comunque va bene. Questa del Siena è la prima figurina. Questa è la tua prima figurina. Questa è la tua prima figurina, com'è rivedersi e cosa diresti a questo giovane Riccardo calciatore? Che bello. Che si trova per la prima volta, che bel ragazzo, che si trova per la prima volta sulle figurine. Che qui ancora mi mettevo il gel. Adesso non lo metti più? Beh, dopo mi si appiccica tutto, se lo metto. Sì, infatti, perché in realtà sotto ci sono i capelli, è una calotta finta, perché chiaramente vogliamo dare dello stile a questa... Sì, ho avuto un po' di problematiche con l'allenatore, poi però alla fine ho fatto il mio aneddoto particolarissimo, Siena-Napoli, calcio di rigore, che voleva la salvezza, non lo voleva calciare nessuno, sto rigore lo dovevo calciare io, e Siena si è salvato. E Siena si è salvato. Sì. Grandi compagni di squadra come Michele Mignani, Gil Voria, Stefano Argilli. Michele Mignani, attuale allenatore del Palermo. Io ultimamente non sto rilasciando interviste, voi siete fortunati. L'ho rilasciata solo settimana scorsa a un giornalista di Palermo per parlare di lui, perché se lo merita, una persona, un grande capitano, un grande uomo, un grande allenatore poi. Senti, hai girato anche lo scudetto della Triestina, perché a Trieste c'è stata la tua prima avventura, tra l'altro anche molto lontano. Quanto è lontano Trieste? Saluto gli amici di Trieste. Ciao ragazzi. È una città stupenda, sappiamo che ci volete al Panini Tour, ci lavoriamo, siete solo molto lontani da Modena. Trieste... Da Terni sono 623 km. Sono 623 km. La prima esperienza da professionista, Serie C2, allenatore Pippo Marchiori. Marchiori, Enzo Gambaro, Sgarbossa, Benetti. Ti ricordi? Sì. Tiberi Ventegennaio, mio ex compagno di squadra che è scomparso da poco. Purtroppo Ervatine, Gubellini. Sto parlando del 1995. Che memoria! Come mai li ricordi così bene? Il mio primo anno. Esterno sinistro facevo. Quindi non eri ancora punta. Sei diventato punta a questo punto? Perché prima io pensavo che fosse stato. Viene sonerato il direttore sportivo Sabatini. Qua mi porta. È stato Sabatini. Certo, Walter sì. che mi porta a Trieste, mi vuole a tutti i costi. Walter Sabatini, che si può dire sia stato un po' un tuo padre calcistico, sì, nel senso sì, che un po' ti ha scoperto, poi ti ha portato con sé. Sì, proprio mi ha portato al Arezzo, sì. Poi ci sentiamo spesso, è una grandissima persona. È quello che ha creduto a me, anche su
a sfida, insomma, te lo disse, cioè nella sua intervista. Stiamo parlando della Triestina, quindi la tua prima esperienza come calciatore professionista, della tua prima figurina come calciatore. Quanto è importante la gavetta per un calciatore che si deve formare? Quanto sono stati importanti per te gli anni nelle squadre minori? Beh, particolarissima questa domanda, perché probabilmente a qualcuno può servire fare la gavetta. Faccio domande molto particolari, lo so. A qualcuno può darsi pure che invece non lo migliora. Perché fare la gavetta è praticamente giochi con delle persone che sono più scarse rispetto magari a quelle che giocano. Allora, facciamo un esempio, serie C1 e serie A. Se tu fai la gavetta in C1 e giochi con i giocatori di C1 migliori, non credo. Se giochi con quelli di serie A migliori, sì, perché rubi con gli occhi, comunque ci stanno. Paragone è troppo semplice da capire, no? Spero. Dal punto di vista tecnico si impara chiaramente di più dai grandi, assolutamente, dici tu. Assolutamente, assolutamente. Come tutti i campi lavorativi. E quindi cosa si impara dalle esperienze dei primi anni nelle squadre minori? Impari se c'hai l'allenatore che ti insegna quello che devi imparare, se c'hai i compagni di squadra che ti insegnano quello che c'è da imparare, quello sì, cioè, ecco perché ti rispondo che hai fatto una domanda molto particolare. Poi dopo c'è sta anche il test di minchia che c'ha bisogno di fare la gavetta, perché magari è bravo, c'ha le qualità e le doti, però non è umile, allora magari lo fai scendere, gli fai fare un pochino le cosiddetto detto le ossa, che è una cazzata, però è così. E allora sì, io per esempio a Trieste avevo dei giocatori di un grandissimo livello, facevo l'esterno sinistro, poi venne Beruatto d'Ossena al 2 ad allenarmi, mi fecero fare sia l'esterno sinistro che il centravanti, però mi sembra a fine allenamento si metteva lì d'Ossena insieme a Beruatto, mi dicevano come mi dovevo muovere, come mettere la postura, come curare la postura del corpo, come dovevo cacciare. Allora sì, c'è un senso fare la gavetta, altrimenti no. Altrimenti non ha senso. Ti faccio l'ultima domanda, riguardandoti alle spalle, voglio sapere qual è il momento più bello della tua carriera calcistica e voglio sapere anche qual è il momento più brutto. Partiamo da più brutto, così ce lo leviamo, dai. Più brutto quando qualcosa lascio. Che dici, se non ci fosse stato sarebbe stato meglio. Il più brutto è quando lascio Bergamo. Quello penso che sia normale. Non c'è nemmeno da spiegarlo. Invece il momento più bello, e qua invece devi andare un po' a scavare nelle gioie. I momenti belli sono stati tanti, tanti. Io però, allora, metto insieme Bergamo, Messina, Ternana. Concedemeli in due. Vai. Uno è il primo gol con la Ternana. Il primo gol con la Ternana, quello famoso sotto la curva, sì, con tuo cugino che piange. Sì, che praticamente mi rivedo dall'altra parte, cioè da tifoso sono calciatore della Ternana. Ti sarebbe piaciuto essere a festeggiare sugli spalti quel gol? Volevo dividermi. Sarebbe piaciuto dividermi. Sì, lo capisco. C'era tuo cugino per te in quel momento. Appunto, e ti ha potuto regalare le sue emozioni. E l'altro primo gol in Serie A. Messina-Roma. Messina-Roma. Ogni volta che lo rivedo mi dà gioia. L'ho fatto io, incredibile, davvero. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Le vuoi tenere come ricordo? Non dico nemmeno che abbiamo pareggiato 4-4 perché tanto non ci crede nessuno, ci sono le telecamere. Tieniti questo ricordo, portatele a casa. Non ne voglio più sapere di te, vattene da qui. No, scherzo, grazie mille Riccardo. Grazie a voi. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo sempre qui sul canale YouTube Panini Italia. Ciao!